provato a fare, lo faccio qui, ma preferisco farlo davanti a questa assemblea. I partiti... rappresentato nulla, oggi stanno lì a spartirsi le loro poltrone, a nominare il presidente, come se non ci fosse stato un presidente dimesso, perché in un'indagine è indagato, si nominano i vicepresidenti, la segreteria, l'aula, l'ufficio di presidenza, come se questa indagine non valesse nulla. La nostra posizione resta ferma, a nostro avviso non sussistono più le condizioni per andare avanti. Questo consiglio deve essere sciolto ai sensi dell'articolo 143 del CUE. È un atto dovuto. Oggi abbiamo fatto loro soltanto una proposta, abbiamo detto, nelle more della decisione del prefetto, che a nostro avviso è un atto dovuto. Ci impegniamo, ci prendiamo l'impegno di assumere la presidenza dell'aula quale elemento di presidio, di legalità, di trasparenza. Ovviamente loro non hanno accettato, hanno provato a convincerci ad una proposta alternativa, a darci la vicepresidenza per darci una foglia di fico, per coinvolgerci in questo loro piano di riacquisizione di verginità che non possiamo consentire, non abbiamo trattato, non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo.